che volevo aggiungere alla mia guida che sto facendo, al mio streaming guida che sto facendo, e sono oggettivo andare ad affrontare Mary, che nell'endgame del gioco, e Morimoto, che, come ho già più volte ricordato, in ogni titolo dei giochi di Pokémon viene permesso di scontrarsi con il personaggio del creatore del gioco di Pokémon, che è il signor Morimoto. Il creatore di questo lo possiamo incontrare in ogni versione del gioco. Una volta all'inizio, nei primi, si incontrava nel palazzo dove c'erano gli uffici della Game Freak, che è la casa produttrice del gioco. Adesso in questa edizione lo incontriamo dentro uno degli hotel di Galar, che adesso andremo a vedere qual è. E detto questo, controllo che la mia sala sia in forma e poi direi di avviarmi verso la prima lotta per fare un po' di esperienza. Ok, inizia lì così. Quindi mi va bene cominciare con lui, anzi no, preferisco iniziare con lui, perfetto, perfetto. Direi che possiamo andare. Ah no, forse no, era meglio quell'altro, perché l'ho portato di livello. Ho usato il caramelle rare per tirare su un po' Farfetch, per dargli un po' più, per arrivare ad alzare il livello, per fare gli ultimi scontri di prima. Sposta poco. Ok, andiamo. Volevo andare Mary a Spikeville. Perfetto, qua. Avanti. Ok, poi un tentacolino, ok, andiamo. Eccola lì. Io, come vedi, sono entrato nella capovolta con i controfiocchi. Voglio mostrare tutto ciò che non c'è bisogno. Voglio mostrare a tutti che non c'è bisogno di ricorrere di una volta di diventare forte. Basta inventarsi una strategia giusta. Allora, campione, ti va di incontrarmi che vuole? Certo. Bene, però non fraintendermi. Non mi stai facendo un favore. Sono io che lo faccio a te. Parte la sfida con me e Larry ci manda in campo il leopardo. Non sapevo, sempre. Cor deciso di far faccio la velocità di far facciamento. Ok. Cambio Pokémon. Morpeko, cambia Pokémon, ok, mi sta bene. Più su Pokémon.
cosa serve che era carico? Ora non ho più tempo di assorbire. Vabbè. E va bene, ho perso. Però mi sono segnato le tue tattiche e me le studierò per bene. Non ti smentisci mai, Tom. Sei proprio un gran campione. Ok, tieni, voglio darti qualcosa di speciale. Non perderla o mi arrabbio, capito? Hai ricevuto la carta della Lega Pokémon rara di Mary. Hai messo la carta nell'album. Torna pure quando vuoi, ti darò un altro. Torna pure quando vuoi, ti darò una mano ad allenarti. Ok. Questo? Questa città sarà anche una mezza abbandonata in declino, ma rimane importante per tutti i Pokémon e le persone che ci abitano. Ok, andiamo a curarci e andiamo da Morimoto. Ci curiamo. Sì. Mm-hmm. Vabbè, a parte questo no, non voglio. Perfetto, possiamo andare. Allora, salviamo. Morimoto si trova a Cistercher. Vabbè, come si dice quel posto là? Andiamo nell'albergo, in una delle stanze dell'albergo di. Non mi ricordo qual è, però. Vabbè. Allora, ora qua. Ok, qua. Nel complesso ovest dell'hotel, quindi questo di qua. Poi prendiamo questo. Andiamo a cercarlo su. Prendiamo la signora qua. Ok.
Eccolo lì. Allora, salviamo e proviamo il primo scontro secco a vedere come va a finire. Faccio un po' così. Grazie per il canale domani. Ok, bella, bella. Sono venuto a Galar per fare delle ricerche proprio una regione fantastica. Ho visto che anche qui si può mangiare curry con tante delizie guarnizioni. Curry va per la maggiore anche a Canto, sai? Canto. Io la torre lì mi piace da morire. Ok. Salvo. Abbiamo parlato anche con quelli. Quindi sono sicuro di averlo fatto. Andiamo ad affrontare il momento. Oh, sei nuovo campione, incredibile, complimenti. Io sono Morimoto. Stavo giusto aspettando un allenatore del tuo livello. Se vuoi mettere alla prova la tua forza, lotta con me. Sì, fantastico, preparati ad affrontare Morimoto, ti travolgerà come un maremoto. Zimbarico. Zimbarico. Ah, è doppio, non me lo ricordavo sta cosa. Allora, aspetta. A lui. Ok. Sgranocchio. Soccorso. Lui invece. Pokémon. Perché non ho nulla di ciò che può servire. E quindi direi questo. Sì, proviamo così. Non ero pronto. Un incontro doppio. Devo sperare di distruggergli subito corso e vedere che è successo. Entrambi. Oh, no, ok. Ok. Mi fa male. Resiste? Grande. Non resistito. Allora. Ok. Peccato, non ce l'ha fatta. Ok, va bene perché voglio vedere cosa mette a fare lui. Ok, va bene perché è debole acciaio e Cornet ha l'acciaio. Ok, quindi è anche debole acqua però lui, quindi niente, c'è anche lui. Ok,
sbagliato, ma vabbè. Tanto. No, perché era curato? Potevo andare giù di balde ali. Vabbè. Mi può costare questo errore. Fatto la prima mossa che è tutto sommato per questo. Allora, provo giù con quello. E poi questo fuori con Baldea. Adesso Giga Massivo di Norlax, ok. Ah no, no, non lo fa il Giga Massivo, sono il Dynamax. Ok, va meglio, pensavo peggio. Non fallisce. Riuscirò a fare qualcosa o a colpirlo oppure. Vabbè, colui. Ah, ma sono ferro, ok. Vabbè, sì, vorrei attaccare una volta Drago Pulti in realtà. Meno una, però. Tracotanza, ce la fa? E lui gli fa una mazza, ma che merda. Perché? Allora. Big attacco. Lotta. Tracotanza. Protegge, perfetto. Tiriamo un pugno. Ma non ho capito un drago pulpo. Sostituisci, sostituisci, ok. Vai, perfetto. Dynamax. Pugno, Dynamax. Lotta. Tracotanza. Drago Pulse. Della serie. Contestarlo. Senti tutto quel povero Fortnite. Comunque che Farfetch'd gigante, è grande quanto. Grande quanto. Non credo niente.
bel diario su Snorlax. Voglio sterminare il suo Snorlax. Tanto Dragapult è lì che... Sì. Ah, ok, no. Simbolo di questa run di Pokémon ormai da tempo, il mio Farfetch. Sono il numero uno, sono un fenomeno, almeno nei miei sogni. Marimoto paga sempre bene, 10.000. Però ci sai fare, tanto di cappello. Ti sei meritato un regalo, tieni per festeggiare la tua vittoria. Hai ottenuto Ovo Amuleto. Hai messo Ovo Amuleto nella tasca strumento. Ovo amuleto, misterioso amuleto di forma sferica che aumenta la probabilità di trovare uova nell'ostello Pokémon. Torna presto a lottare con me. E oggi sono già stanco abbastanza, perché non torni domani? Che bello, io now, sotto ci sono, nel tappeto. Ok, direi che possiamo... Adesso vi... Per chiudere questa serie di live vado a vedere... Vado, vi mostro un... Quindi quando ero piccolo quello di Eterni ero sempre confuso, ho paura di perdermi, Shine. Allora, andiamo a vedere un attimo una cosa che c'è. Mi voglio salutare con... Con un concerto. Se lui... Andiamo. Sì, vai. Andiamo a curare il primo Pokémon. Adesso oh, è ucciso, c'è un bombolino. Eccoci, la banda musicale del mondo Pokémon. E da qui, dal faro, io chiudo le live di Pokémon di questi oggi, invitandovi domani tutti quelli che aspetta, andiamo in ordine. Questa live qua, come tutte le altre, le ritrovate sul mio canale YouTube, che dove le caricherò per intero, e potete recuperare quindi la storia. La prima parte è fatta su Pokémon Scudo, la seconda parte è fatta su Pokémon Spada. Fondamentalmente i percorsi sono uguali, cambiano solo gli allenatori, che mi sembra di aver messo tutti due gli allenatori, quelli non ho messo forse quello di Chester, cioè, ma non ne sono sicurissimo al 100%, quindi può darsi che ci siano entrambi, quindi, però comunque il percorso in entrambi i casi è lo stesso identico, e gli allenatori avete modo di scoprirlo prima di entrare nella palestra, di che tipo di allenatori sono. Comunque ricordo brevemente che in un caso in Pokémon Scudo affrontate un allenatore di tipo spettro. Guardo la mappa. E vi dico anche i nomi così non ci sbagliamo. Allora, in Pokémon Scudo a Lattermore affrontate Onion, che è un allenatore di Pokémon di tipo spettro.
Invece in Pokémon Spada affrontate Fabia, allenatrice di tipo lotta. Mentre per quanto riguarda Chistercher, qui, esatto, eccoci qui, affronterete anche qui in questa cittadina degli allenatori diversi, che sono rispettivamente un allenatore in Pokémon Scudo, che è l'allenatrice Melania, che è di tipo ghiaccio. Sì, Melania di tipo ghiaccio, Pokémon Scudo. Mentre in Pokémon Spada affronterete Milo, che è un allenatore di tipo roccia. Questo è quanto le differenze di due allenatori. Mi sembra di aver caricato, di essere arrivato anche in Spada fin lì nella prima run che ho fatto. Quindi direi che dovreste averla. Nel caso, comunque, la differenza sono semplicemente questi due. I percorsi sono completamente identici. Proprio completamente, assolutamente identici, non cambia niente. Solo i tipi di allenatori cambiano. E, detto questo, beh, ovviamente cambiano i Pokémon leggendari finali, ma diciamo che lo do per scontato questo elemento qui, perché comunque l'allenatore finale è sempre quello. È un po' una caratteristica di tutti i giochi di Pokémon. Detto questo, sono contento per chi l'ha seguita, per chi mi ha fatto compagnia, per chi si è iscritto al canale Discord che ho creato, dove si parla di videogiochi in generale, dove si parla, c'è cioè un canale testuale per scambiarci link e informazioni sui giochi di Pokémon, dove c'è un canale vocale sempre per i giochi di Pokémon, e poi anche altri canali che verranno incrementati in aggiunta col tempo. Per tutti i nuovi giochi che usciranno, sto pensando anche di aggiungere uno per New World, il nuovo gioco che deve uscire di Amazon, prodotto da Amazon, il primo gioco di Amazon, il primo gioco primo MMORPG. Cosa dire ancora oltre a questo? Ci verrà domani inizierà la live di Final Fantasy. Che è un gioco a cui tengo molto e spero che chi può si unisca e venga a vedere, mi faccia visita alla live e mi dica cosa ne pensa di Final Fantasy VII e del gioco e faccia anche dei confronti con il vecchio. Sono molto interessato alla vostra opinione. Grazie mille.